vinto. Ma che stiamo a sognare? Ma la Toni che è? Toni come sta? Io non concordo minimamente con quello che ha detto. Marisa come sta? Oh. Marisa come è? Marisa è un birillo del bullying è diventato. Ma perché giustamente, ma nessuno lo sta attaccando. Ha fatto perché ha giocato partite. Perché Pratemme diceva a dicembre che il sostituto da gennaio in poi sarebbe stato Tonetto. Esatto, infatti. Comportano a fare, ma compagno San Panchina. E più manca a dire, invece sono proprio io, manco quello riesce più a dire. Un giovane bischello. E questo amico della Lazio 4-3 finale, sì, così molto, ma me lo dice anche qualcuno che ti è molto vicino, penso. Me lo dice quasi con due volte che ci incontriamo, insomma, puoi immaginare come, mi dice esattamente la stessa, quindi un po' ci credo. Gli indizi fanno la prova. Me lo dice. 3-2, no, il numero non votiamo, tanto lo conoscete a memoria, poi anche quel fenomeno di prima che avevamo bacchettato, o meglio segnalato, diciamo che intanto il numero degli sms non li abbiamo dato, e se vogliamo non leggiamo i tuoi sms. Pensa un po'. Ah, tra l'altro, e qui continuo a sapere, cioè vorrei sapere appunto se i nostri simpatici sodali della Federcalcio hanno finito la russata che si stanno facendo la settimana o se sono svegliati. Ieri Mourinho a fine partita dice che i soldi risparmiati dalla Roma per il premio di Coppa Italia li può investire per dare il premio al Siena. Siccome questo signore è talmente impegnato nel contare i soldi che, come abbiamo scoperto, perché ce l'ha detto lui, non conosce la storia dell'Inter, non conosce neanche il regolamento, a differenza di altri paesi tipo la Spagna, dare i premi a vincere una possibilità che spetta soltanto ai presidenti delle squadre, cioè lo Tito aveva dato un forte premio a vincere la Lazio con l'Inter, avete visto infatti come la Lazio si è impegnata, esatto, era un premio, era un premio a vincere, questo lo so perché lo Tito l'ho confermato più volte. Il Siena darà un premio a vincere ai suoi giocatori, questo si può fare, dare il premio è illecito sportivo, è come dire scansatevi, cosa che non è mai successa. Domani non giocate, no, questo non si può fare, ma anche dare i premi, quindi Mourinho ha detto un'altra minchiata. Io continuo a chiedermi che cosa facciano, insomma, come mai io passo ogni tanto la mattina, passo spesso con Allegri e sento delle russate e delle fighe, svegliatevi, datevi una svegliata, una volta c'erano i deferimenti che servono a niente, sta finendo una delle stagioni più schifose della storia del calcio, e ho sentito dire che gli arbitri sono stati perfetti, che ieri addirittura c'era l'esposizione pubblica del ruolo di Munch, ieri il presidente del Senato ha fatto una figura, ha detto che era stata la partita perfetta, che bello è tutta la cosa, si sono menati in campo, sono menati fuori, cioè proprio con un tempismo, cioè, ma le istituzioni, cioè, no, tra una russata e l'altra, lo trovano il tempo per ricordarsi che ci sono dei regolamenti, cioè quello che se può dire un allenatore può dire adesso date i soldi al Siena per vincere contro di noi, perché a me è tutto, ripeto, è tutto buono. Ma tu sapevi che poi a questo punto magari avremmo boicottato Lamberto a Serie Roma, saremmo andati a vedere, c'era un'esposizione, c'era una galleria d'arte a cielo aperto, c'era l'urlo di Munch ieri esposto in tribunato di Tano, c'era l'urlo di Munch, c'era anche l'urlo che aveva fatto un effetto anche sui capelli di Lamberto, se hai visto come è arrivato. Ho i documenti fotografici sul nostro sito, perché io ero voluto immortalarlo, perché si è sbagliato, si è fatto la doccia e si è asciugato i capelli col folletto. Andiamo per l'informazione. Informazione delle 14, GR Flash affidato a Virgilio Bartolucci. Sacchi, spesso negli anni passati interveniva anche durante il nostro contenitore, tanto bravo come allenatore quanto, a mio avviso, anche in difficoltà spesso quando c'è il discorso, il confronto dialettico, perché dice, il caso Totti, io convocavo solo giocatori irreprensibili, io ricordo che non ha estromesso Rijkaard dopo aver sputato a Rudi Völler, quindi bisognerebbe anche così accendere la memoria. Poi, ragazzi, ogni tanto, questa è la nazionale, io ricordo sempre il capitano è Cannavaro, tra le altre cose, che però ha detto che si ritira dalla nazionale dopo il mondiale, fa giocare a Tufio un altro po', ha detto. E allora intanto diamo il buon pomeriggio a Gianfranco Giubilo del Tempo. Ciao Gianfranco. Pomeriggio. Come va? Non posso nemmeno dire potrebbe piovere che ha ricominciato, ecco. Ti lasciamo un pensiero libero, nonostante così la partenza dei funghi nerazzurri, perché hanno portato una sfiga terrificante. Mourinho è arrivato, ha detto che qui stiamo tutti al sole e piove da quando c'è stato che è Calderoli. Per fortuna è partito, ma continua a piovere, quindi non pensavo fosse colpa sua, invece evidentemente è colpa di qualcun altro. Beh, almeno la pioggia raffredderà, spero, un pochino gli spiriti. Come la mia considerazione di fondo è che veramente a noi a sto punto a Roma ci possono vendere la Fontana dei Trevi, perché qualsiasi tipo di invito, chiamiamolo così, abbocchiamo come Lucci.
Il procuratore? Lucci, procuratore, quello no. O Settimio. Quello di Taddei, o Settimio Lucci, libero anche interessante. No, no, sì, Lucci molto. Quelli che il famoso, killer degli aghi, cioè, dai. Ogni volta che si riesce a così a far salire la tensione nervosa della Roma, è la fine. Ma voglio dire, is the fine. Cioè adesso poi sto gioco lo faranno tutti perché vedono che rende, no? Come uno dice due parole se scende in campo a nervi scoperti. Sono d'accordissimo, però non pensi che questa volta la stanchezza l'abbia fatta? La stanchezza, per carità, ha avuto che peso ti accega poi, no? Poi io voglio dire una cosa che non sarà particolarmente popolare, ma ho l'impressione che l'Inter sia più forte da Roma. Ah beh, quello insomma penso sia andato di fatto, sì, ormai, ma appena appena c'è qualche giocatore in più per i vari ruoli, perché poi visto che si discute tanto dello scadimento fisico, non vorrei che poi a questo finale di stagione in cui si arriva un po' sulle ginocchia e con la lingua di fuori e questa cosa si sta vedendo da non da oggi. Ah, ma c'è un giocatore che rappresenta al meglio, che simboleggia, Gianfranco, la difficoltà dell'ultimo mese di Rise, è evidente, dopo che giochi 50 e passa partite per tutto l'anno senza mai fermarti, certo, perché non hai un'alternativa, che gli vuoi dire a Rise? Sempre sugli stessi, e che vuoi fare? Cioè, io ritengo che la Roma quest'anno abbia fatto già un miracolo a arrivare dove è arrivare, a fare i punti che ha fatto. Poi gli interrogativi sul futuro permangono, perché l'età media non è delle più basse, no? Le risorse non sono tra le più alte, le risorse al contrario, per potenziare la squadra, poi ne parleremo magari, ma insomma le prospettive le conosciamo purtroppo. Tanto, soltanto in tre secondi per rispondere a Max che manda un messaggio che sembra la Divina Commedia per quanto è lungo, ma chi ha detto qua che Totti ha fatto bene a fare quello che ha fatto? Scusa, cioè, un vostro giornalista ha detto che Totti ha fatto bene, Ma chi l'ha detto? Ha detto, allora no, per chiarire, perché l'ho sentita bene la frase di Riccardo, io capisco che uno magari lavora, però attribuire cose è molto brutto. Magari fa altre cose mentre ascolta la radio, non sente. Ha detto, dice, probabilmente ci sarà parte d'Italia che purtroppo non condannerà come meriterebbe il gesto di Totti, perché tanti vorrebbero dare un calcio nel sedere a Balotelli, che non è uno che sta simpatico. Questo era il discorso, ma è stato prima a prendere le distanze da Totti, critica pesante al comportamento di Totti, visto che ha speso 4 euro di messaggi per mandarlo, era giusto dargli risposta, dai. Poi, io non ritengo che Milito avesse provocato pesantemente Totti. Cioè Milito si è salvato per un baffo da quello che poi Balotelli si è beccato in pieno, no? Sì, certo, vero. Due minuti prima, insomma, non scherziamo. No, anche perché Gianfranco ieri è stato il peggior spot per il calcio italiano, ma non soltanto per quello che fa Totti o per la nevrosi che ha colpito i giocatori della Roma, perché intanto c'è un arbitro inadeguato, perché Eto'o che insulta rincorrendo l'arbitro dal primo al 93esimo. Sì, non è ammissibile. L'hanno fatto tutti. Appunto, no, ma infatti non sto dicendo che abbia danneggiato la Roma, faccio un discorso generale. Ogni fischio da una parte e dall'altra c'erano proteste plateali. Sì, sì. A ogni fischio. Quindi l'arbitro è inadeguato, Gianfra? Sì, sarà inadeguato, ma voglio dire che cioè noi stiamo sempre facendo la predica, la professionalità, tutto. Ma che tipo di aiuto hanno questi arbitri in campo? Non ce l'hanno. Così come critichiamo giustamente Totti, così come potremmo criticare Perrotta che meritava l'espulsione, io ritengo che sia legittimo criticare anche l'atteggiamento di un arbitro che non ha azzeccata una. Puoi criticare pure l'arbitro finché te pare, ma non puoi dire che l'arbitro abbia avuto la minima influenza. Lo abbiamo premesso. Gianfranco. C'era un rigore, secondo me, abbastanza evidente, e la Roma poteva finire però in otto. Lo abbiamo premesso, Gianfranco. Largamente in corso. Abbiamo premesso che l'arbitro non ha condizionato la partita. Per onestà intellettuale, va detto che forse, in termini di regolamento, tu qui mi puoi aiutare, c'è rigore anche sull'intervento di Max su Materazzi. Sì. Perché il cazzotto in area non si può dare. Per questo, diciamo, è a maggior ragione, Gianfranco. Rosso, però voglio dire, non è azzeccata una, non l'ha azzeccata. Cioè, non ne hanno indovinata una, e ripeto, l'atteggiamento di tutti i giocatori, Roma e Inter, non è stato di quelli adeguati a una finale che dovrebbe avere un valore, perché ieri ho sentito su Rai 1, mi sembra verso le 6 del pomeriggio, un'intervista al presidente federale. Che ha detto che ha intenzione di costituire, non ho capito se un comitato o che altro,
per promuovere la cultura sportiva. Beh, certo, sì, sì. Bel lavoro, altro che comitato, qui servirebbe una... Ah, tornato a parlare quindi il presidente federale. Sì, 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 sì. Ci dobbiamo fermare un attimo, sì. Noi. Ci va puoi bene. Aspettare, Gianfranco? Sì, sta con noi, sta con noi. Dietro, ti aspetta sordi da noi, ti aspetta sordi da noi perché Gianfranco, ma tra poco. Ciao.